oggi voglio parlarvi di tablet e che tablet assolutamente, tanta tecnologia all'interno di questa scatola e di questo tablet che vedete alla mia sinistra, parliamo di Telcast T-Box 10, tablet senza pretese ma con tanta tecnologia, prezzo medio in vendita su Amazon.it, parliamo di un 10.1 pollici con all'interno un processore, una CPU. Intel Cherry Trial Atom per 5, parliamo della Z8300, ma parliamo di processori con processo produttivo di 14 nanometri con quad core, processore di fascia alta, nuova dicitura X5, poi c'è l'X3 e c'è anche l'X7 che saliamo un pochettino anche come prezzo, ma questi processori X5 e X7 vengono montati all'interno di quei tablet di fascia veramente buona. All'interno hanno un sottosistema grafico Intel di ottava generazione che riesce a gestire molto bene la grafica, ma ne parliamo dopo assolutamente. Abbiamo fatto l'unboxing, l'abbiamo testato. La particolarità di questo tablet, ve lo dico subito, ecco la nostra scatola come si presenta, molto semplice. Visto che parliamo di un tablet puramente cinese, in questo caso hanno lavorato veramente bene. All'interno della scatola troviamo il nostro tablet 10.1 pollici, molto compatto, molto leggero. Veramente si tiene bene in mano, mi dà uno stile un pochettino tipo quelli degli Asus, ma lo vedremo subito. All'interno della scatola troviamo i nostri libretti di istruzioni che servono a poco, rigorosamente cinese e inglese, anche delle carte di garanzia in cinese, quindi bisogna imparare anche il cinese, ma non ci importa perché l'iscrizione online a questa casa ci consente poi di poter scaricare aggiornamenti e quant'altro. Abbiamo all'interno della nostra scatola sempre un adattatore micro USB, USB femmina in questo caso per poter collegare chiavette e quant'altro. Abbiamo anche un cavetto micro USB USB, ne ho utilizzato uno di tanti che ho. Li mettiamo da parte, non ci interessano. Togliamo la scatola da mezzo. Ecco il nostro tablet come si presenta. Logo ovviamente Windows. La particolarità di questo tablet è che sopra ha due sistemi operativi, Android 5.1 e poi ha anche Windows 10. Quindi si può tranquillamente spaziare da un sistema operativo all'altro, ma non è solo questo perché le connessioni, parliamo subito di hardware, le connessioni, c'ha il volume superiore di accensione, tasto più e meno, ingresso ovviamente di connettività micro HDMI che ci consente di poter collegare direttamente il nostro supporto alla televisione, un monitor LCD, abbiamo l'ingresso jack cuffia 3.5, abbiamo l'ingresso per l'espansione di memoria. Per una trans flash fino a 128 GB, ma abbiamo parlato di processore, abbiamo parlato di scheda video di ottava generazione Intel che riesce a fare molto bene il suo lavoro, ma abbiamo dimenticato una cosa. Allora parliamo della RAM. 4 GB di RAM, tantissima, assolutamente tanta. E non solo, perché la memoria di massa ROM all'interno di questo tablet è addirittura di 64 GB, espandibile con altra scheda trans flash da 128. Immaginate un pochettino questo tablet cosa riesce a fare. Ma non è tutto, anzi, ancora sorprese perché sotto vediamo delle connessioni magnetiche. Abbiamo degli scavi all'interno dell'alluminio, perché questo chassis è legato all'alluminio, molto bello, colore oro. Mi ricorda un pochettino il nuovo stile di Apple. Va ovviamente con una tastiera che si vende a parte, incastrato e quindi diventa un ultrabook. Quindi voi non avete più un tablet, ma con il sistema operativo Windows 10 avrete la possibilità di poter utilizzare questo tablet con tanta potenza. Con Intel X5 all'interno, quad core, mini computer con un prezzo di 200, mi sembra 20 euro, una cosa del genere. Non arriviamo oltre i 220 euro per un tablet che comunque promette veramente bene. Ha una sola fotocamera anteriore da 2 megapixel. Io credo che più che abbastanza, perché i tablet non si utilizzano per fare foto. A volte vediamo le persone che fanno foto con i tablet. Per le fotografie ci sono le macchine fotografiche digitali, le telecamere, i nostri smartphone che riescono a fare cose veramente incredibili, assolutamente. Ma parliamo anche della batteria, comparto batteria 6000 mAh al litio, senza effetto memoria, funziona veramente molto bene. Connettività, ovviamente non può mancare il Bluetooth, assolutamente 4.0, abbiamo il Wi-Fi 2.4 GHz con specifiche NDraft, quindi BGN 802.11, classico wifi, andiamo ad alte velocità 300 megabit al secondo, funziona veramente tutto bene, è dotato anche di un sensore G che lo attiva durante il movimento. Ma andiamo un pochettino a vedere come funziona il nostro sistema operativo, giusto
un assaggio, ovviamente lo scoprirete quando lo comprerete, ve lo potete giostrare come meglio vi pare. Diamo un'occhiata un pochettino al nostro sistema operativo. Fatto l'unboxing, attiviamo il nostro tablet, vedete, ci dà la possibilità di poter scegliere Windows o Android. In questo caso abbiamo 5 secondi, scegliamo di entrare nella partizione di Windows 10. LED di stato verde nella parte anteriore a fianco alla telecamera, si sta attivando Windows 10. Ricordo che l'hardware di questo tablet è di tutto rispetto, possibilità anche di modificarlo, di poter scegliere Android direttamente 5.1, che va comunque aggiornato, modificato anche con la geolocalizzazione, perché alcune app appaiono ovviamente in cinese. Abbiamo inserito la nostra password, il sistema si è avviato, vi faccio vedere il sistema metro di Windows 10, davvero molto bello, molto scorrevole. Guardate, apriamo direttamente il nostro device attraverso, andiamo su, vediamo un pochettino, abbiamo l'interfaccia di Microsoft Edge, il nostro browser, andiamo su Google, ecco qua direttamente, in questo caso vi faccio vedere, apriamo il sito del Corriere della Sera. Ecco la nostra pagina del Corriere della Sera. Lo scorrimento è molto veloce, c'è qualche problemino con Windows 10 ovviamente di settaggio, ma mano a mano scaricheremo gli aggiornamenti per poterlo rendere sempre più veloce. Il monitor è il punto forte di questo device perché è molto performante, si vede molto bene, molto luminoso. Vedete anche lo scorrimento delle pagine, è molto ben Vedete il fatto. pinch to zoom, è molto molto buono, il tocco a 10 punti di questo LCD funziona davvero bene, guardate. Cosa dire? C'è la possibilità di poter passare direttamente ad Android premendo un tasto. Ecco qua, usciamo da Windows 10, andiamo direttamente in Android perché altrimenti Windows è meno performante di Android sicuramente, ma ormai lo sanno tutti quanti. Io preferisco utilizzare Android assolutamente, avrei preferito che questo device avesse avuto un solo sistema operativo, ma se pensiamo all'aggancio della tastiera nella parte sottostante, questo è molto utile come ultrabook da portare in giro per poter lavorare, quindi poter leggere file e poter utilizzare direttamente il sistema operativo Windows per coloro che hanno bisogno di questa interfaccia per questioni lavorative. Eccoci entrati in Android 5.1, ovviamente stock, non è stato fatto alcun tipo di aggiornamento, solo posizionato la lingua italiana, devono andare via queste app cinesi perché ancora dobbiamo settare la geolocalizzazione quindi in Italia, ma il sistema funziona davvero bene, devo dire onestamente, l'ho testato, guardate lo schermo come vola assolutamente, andiamo ad aprire la nostra pagina web, possibilità di utilizzo della fotocamera anteriore, ma andiamo a vedere anche un pochettino le impostazioni. Abbiamo ovviamente i dati, le informazioni sul nostro tablet. Ricordo che la versione Android è 5.1, il firmware è l'1.13, ma sicuramente ci sarà un aggiornamento di stato. Andiamo anche ad aprire le nostre app, possibile scaricare altri tipi di browser. In questo caso va direttamente sulla pagina del nostro device cinese che produce, come vedete, altri prodotti, quindi c'è una pagina web totalmente in cinese, ma sicuramente ci sarà anche l'inglese. Andiamo ad aprire Google direttamente, la tastiera, vedete, è immediata. Scusate, io sto lavorando con una sola mano, vedete la velocità è ottima, molto migliore di Windows. Molto più immediato, sicuramente la risposta in velocità con Android assolutamente. Vedete, c'è una risposta molto più veloce del browser che lavora sotto Android. L'angolo di visione è spettacolare. Andiamo anche su YouTube, vediamo un pochettino la gestione dei Vediamo anche la video. mia pagina delle recensioni Italia, Beggio Luca Attanasio. Ecco qua, andiamo a vedere uno dei video. Sentiamo anche il comparto audio. L'audio ovviamente è stereofonico. Allora, per me questo tablet funziona bene. Ricordo che ha un sottosistema video di ottava generazione di Intel, quindi
le impressioni sono buone, funziona molto meglio con Android che con Windows. Avrei risparmiato di mettere Windows, che con un hardware di questa portata avrei fatto un settaggio davvero incredibile. Quindi chiudiamo la nostra recensione con le mie ultime impressioni. Abbiamo visto il nostro sistema operativo in funzione, abbiamo visto ovviamente non tutto, la differenza tra Windows e Android, abbiamo fatto l'hardware assolutamente di prima categoria, parliamo di Intel, 4 giga di RAM e tantissima roba all'interno di questo device. Io sono a vostra disposizione per eventuali domande. Chi volesse scrivere fa la gianluca.attanasio@lae.it. Io sono a vostra completa disposizione. Oggi ho dimenticato, purtroppo, mea culpas, di salutare il nostro grandissimo Capitan America, che è tornato dalle Bahamas, e il nostro Mr. Hulk, che è andato in viaggio non so dove, quindi forse con qualche bella donzelletta, vero Mr. Hulk? Ragazzi, scherzi a parte, vi saluto, vi rimando alla prossima recensione, ci vediamo. Un saluto a Gianluca Attanasio, ciao ragazzi.